Bentornati su www.infocorsi.it. Oggi parliamo di come iscriversi ad Hotmail, che è uno dei servizi di posta gratuita più famosi al mondo. Probabilmente è stato uno dei primi, se non il primo in assoluto, moltissimi anni fa, quando per esempio Google ancora non esisteva. Hotmail era già un sito abbastanza famoso. In seguito poi è stato acquistato da Microsoft, ma inizialmente si trattava di un'azienda a sé. Oggi Hotmail è molto conosciuto soprattutto per la sua possibilità di essere utilizzato con un account di Windows Live Messenger, e quindi molti lo utilizzano appunto per chattare con i propri amici su Messenger, ma pochi sanno che ci sono anche altri servizi gratuiti, oltre ovviamente al classico servizio di posta elettronica, che ci vengono offerti da questo sito. Quindi io in questo filmato innanzitutto vi spiegherò come iscrivervi ad Hotmail e quindi come fare per avere un account gratuito su questo sito, e poi in secondo luogo, dopo aver fatto una prima carrellata sui servizi classici della posta elettronica, vedremo i servizi nuovi come la possibilità di archiviare propri dati in un hard disk virtuale online, oppure che si chiama SkyDrive, oppure la possibilità di utilizzare gli applicativi famosissimi Word, Excel e PowerPoint direttamente online. Le cose che vi sto dicendo sono, come vedete, illustrate qui. Già nella pagina iniziale SkyDrive, e quindi in pratica è un hard disk in cielo, no? SkyDrive, una specie di hard disk virtuale che noi abbiamo su internet, al quale potremo accedere con nome utente e la password, e l'altra invece sono le applicazioni Office Web. Queste sono le due cose che vi illustrerò in questo filmato. Non sono le uniche cose che si possono fare con Hotmail, ma sono quelle su cui mi voglio soffermare. Come avete visto, ho appena cliccato il pulsante iscriviti e quindi mi viene fuori questo modulo da compilare, nel quale potrò crearmi un account, un profilo, un'iscrizione sul sito hotmail.com. Inizialmente, ora qui si è tutto reindirizzato, ma inizialmente l'indirizzo che avevo scritto era questo: hotmail con l'h.com, appunto, per arrivare fin qui. Allora, quindi inizialmente proveremo a cercare un nome utente libero. Supponiamo, ora metto un nome ed un cognome inventati, supponiamo di chiamarci Bianchi Fabrizio, ecco qui. Faccio verifica disponibilità, mi viene detto ovviamente che Bianchi Fabrizio, che è un nome molto comune, è già occupato. Però ci sono delle opzioni libere simili a quella da me richiesta. Per esempio bianchifabrizio@live.com, mentre inizialmente io stavo cercando hotmail.it. Vedete, ma ci sono molte altre possibilità, oppure anche con live.it, oppure potrei aggiungere un numero, eccetera, eccetera. Io penso che abbiamo avuto la fortuna che sono liberi questi tre, cioè dove c'è solo nome e cognome, e poi la parte finale dopo la chiocciola, il dominio quindi è diverso. Io sceglierei Bianchi Fabrizio chiocciola live.it. Lo clicco e quindi la disponibilità c'è, è buona, e quindi posso andare a continuare l'iscrizione. Creerò una password, digitandone una abbastanza lunga perché non sia poi troppo vulnerabile. Come vedete, poi qui tra l'altro ci viene detto che deve essere minimo di 7 caratteri, quindi una password inferiore a 7 caratteri non verrebbe nemmeno accettata. Poi qui sotto mi viene chiesto di indicare un altro indirizzo di posta elettronica. Chiaramente può essere che una persona stia iniziando ad utilizzare internet ora, non l'abbia mai utilizzato prima, e che quindi non possegga un ulteriore indirizzo di posta elettronica da fornire come garanzia, mettiamolo in questa maniera, della propria nuova iscrizione. È per questo che Hotmail ci dà quest'altra possibilità, oppure scegli una domanda di sicurezza. Dunque vado a cliccare qui. Mi sparisce la parte precedente e appare questo elenco a discesa. Cliccando dunque sul triangolino, scelgo una di queste che lui chiama domande di sicurezza. Io ci scrivo insegnante preferito, quindi che succede? Che se dovessi, come dice qua, dimenticare la password in futuro, mi verrà chiesta questa cosa: qual è il tuo insegnante preferito? E io, rispondendo per esempio professor Rossi, cerchiamo di scrivere correttamente. Mi farò riconoscere, cioè rispondendo in futuro alla domanda qual è il mio insegnante preferito, alla stessa maniera come ho risposto adesso, mi farò riconoscere e quindi mi verrà riconsegnata la password dimenticata. È chiaro che è sempre meglio non dimenticare affatto la password, in maniera tale da non avere questi problemi. Adesso vado a compilare il resto del modulo con i dati, quindi nome Fabrizio, cognome Bianchi, paese Italia, selezione della provincia, ci metto Bari. Codice postale 7100,
maschio. Metto un anno di nascita, anche questo inventato, ma stando molto attento a non indicare un anno che mi faccia risultare minorenne, altrimenti potrei poi essere bloccato nella mia iscrizione. Qui poi c'è il solito sistema di sicurezza, l'immagine di verifica, che viene utilizzato ormai su tutti i siti che offrono un account gratuito. Serve al sito Hotmail, in questo caso, per evitare che ci siano iscrizioni non autorizzate, iscrizioni fatte non da esseri umani, ma da software, da computer impostati, quindi magari da hacker, per poter accedere a numerose iscrizioni e quindi che blocchino il sito. Noi dobbiamo, insomma, a noi questo fatto interessa poco, dobbiamo solo prenderci questo fastidio di riscrivere questo testo qui sotto, cercando di non sbagliare. Basta solo un po' di precisione. Gli dico che non desidero ricevere messaggi con offerte professionali, promozionali e pubblicità varie, così non ci viene riempita la posta elettronica di pubblicità indesiderata. Clicco su accetto sotto e quindi ora mi dice elaborazione in corso. Tra pochi istanti sarò un iscritto, un nuovo iscritto ad Hotmail. Eccomi qua, con il nome Fabrizio Bianchi. E quindi il mio indirizzo di posta attualmente è fabriziobianchi@livelive.it. Allora, qui sono nella pagina di Hotmail, che come vedete non offre solo il servizio di posta elettronica, ma anche altre cose. Per esempio, potrei utilizzare il Messenger per chattare direttamente dal sito Hotmail, ovviamente dopo aver fatto l'accesso con una password, in maniera appunto da mantenere la mia privacy, anche quindi utilizzando il Messenger non sul mio computer dove ce l'ho installato, ma perché no sul computer di un albergo o di un internet point dove mi trovo per un viaggio e quindi non posso stare ad installare il programma Messenger, lo posso usare direttamente online dalla casella di Hotmail. Comunque non è di questo che voglio parlare oggi, questa è una funzionalità che già molti di voi probabilmente conosceranno. Diamo un'occhiata prima a proprio ad Hotmail vero e proprio, quindi alla posta elettronica, quindi clicco Hotmail, posta in arrivo, e poi daremo un'occhiata a quelle altre cose di cui vi anticipavo prima, cioè SkyDrive e Office Web App, cioè in pratica sia l'archivio online dei miei dati, sia la possibilità di elaborare informazioni con Word, Excel e PowerPoint direttamente all'interno del sito di Hotmail. Che quest'ultima sicuramente è la cosa più innovativa, perché tutti sanno che il pacchetto Office, che contiene Word, Excel e PowerPoint, è un software molto costoso. Invece qui ci viene offerto gratuitamente e soprattutto legalmente, cioè senza avere software pirata, all'interno di un sito e quindi consultabile da qualsiasi computer collegato ad internet, anche quando sono fuori casa. Dunque, ora ho cliccato posta in arrivo, mi trovo quindi in una normale casella di posta elettronica, assomiglia molto a tutte le altre caselle gratuite, tipo quelle create su Libero, piuttosto che su Tiscali, o su Gmail, come abbiamo parlato anche su questo sito in un altro filmato, in un altro articolo, e quindi il funzionamento è più o meno lo stesso di sempre. Se voglio vedere la posta che mi è arrivata, clicco posta in arrivo, ed in questo caso c'è un solo messaggio. Questo, che è in realtà il messaggio di benvenuto che mi è stato inviato dal team di Hotmail, ecco qui, e che mi dà un po' le istruzioni principali su come funziona la posta elettronica. Se invece voglio scrivere un nuovo messaggio, devo cliccare Nuovo qui sopra. Faccio questo esempio perché spesso, quando siamo appena iscritti alla compilazione del primo messaggio di posta elettronica, ci viene chiesto un nuovo codice di sicurezza come quello di poco fa. Quindi vi faccio vedere questa cosa perché non vi troviate male. Quindi questo è il mio indirizzo, che ora risulta come mittente del messaggio di posta. Qui ci scriverò invece un altro indirizzo a cui spedire la posta elettronica. Ecco qui, la mando in realtà a me stesso. Questo è l'indirizzo di posta elettronica che uso abitualmente per lavoro. Come oggetto del messaggio, l'oggetto è il titolo del messaggio di posta elettronica, ci scrivo prova messaggio. E poi qui sotto, come vedete, tra l'altro avendo anche la possibilità di formattare il carattere un po' come se fossi in Word, quindi di scegliere il tipo di scrittura a mio piacimento, ecco qua, scelgo Termini Roma e ci scrivo il testo. Ecco qua, punto. Posso quindi, per esempio, evidenziare una parola e colorarla come appunto se fossi in Word. Posso decidere di evidenziare l'intero testo e renderlo più grande, tutto molto semplice, in grassetto e perché no al centro. Quindi, come vedete, i classici comandi di formattazione del testo che troviamo in qualsiasi elaboratore di testi. A questo punto vado a cliccare su invia, quindi vedete sono un po'
piccolini, quindi magari non si notano tanto, ma spesso qui sopra appaiono i comandi principali di gestione della posta. Infatti nuovo l'avevamo cliccato in questa zona e ora anche invia è qui. Clicco dunque su invia, mi partirà il messaggio, però ecco, come vi dicevo, quando scrivo il mio primo messaggio di posta elettronica, ecco che avviene questa cosa, che poi non dovrebbe più succedere nei messaggi successivi. Cioè lui mi dice, Hotmail dico, che per bloccare gli spammer, ossia quelli che utilizzano questi account gratuiti di posta per inviare posta indesiderata, pubblicità principalmente, spesso anche truffaldine, a ignari utenti di internet, quindi loro per bloccare questa pratica illegale, diciamo così, chiediamo di mettere alcuni caratteri per inviare il messaggio. Quindi in pratica è un altro codice di sicurezza, ora clicco questa scritta, è un altro codice di sicurezza che serve perché io dimostri di essere un vero utente e non un software spammer creato da un hacker in pratica, no? E quindi in questo caso mi viene di nuovo fatta una richiesta come quella di prima e io con un po' di pazienza ed un po' d'attenzione, perché qui poi spesso ci si blocca, ma basta veramente solo avere un po' di pignoleria per fare le cose per bene, rispettando anche le maiuscole, ecco ci va una chiocciola ed una M minuscola, con un po' di attenzione e pignoleria scrivo con un po' di pazienza questo testo, clicco continua e a questo punto dovrei essere stato riconosciuto, infatti dice grazie per aver risolto il quesito, quindi posso chiudere questa finestra, ritorno nel mio messaggio e finalmente lo posso inviare senza più che mi vengano chieste strane password, strane parole. Tra l'altro, una volta inviato il messaggio, Hotmail mi offre anche la possibilità di aggiungere questo destinatario che ho utilizzato digitandone l'indirizzo manualmente nella mia rubrica dei contatti, in maniera tale che io possa poi ricontattarlo in futuro senza problemi. Ad esempio, io qui ora ci scrivo nome e cognome del destinatario, questo è un mio indirizzo personale, quindi metto il mio nome e cognome, aggiungo ai contatti. E quindi che succede? Che innanzitutto, d'ora in poi, quando vado a cliccare nuovo, se vorrò scrivere a Ruggero Marzocca, mi basterà cominciare a scriverne le iniziali, perché mi appaia, in quanto l'ho memorizzato, l'ho salvato nella rubrica, e quindi cliccando automaticamente potrò scrivere a lui. Vi conviene dunque sempre salvare tutti i nuovi destinatari che digitate nella rubrica, così in futuro, quando dovete nuovamente riscrivere a loro, non sarà più necessario né ricordarne né digitarne l'indirizzo. E questo è quindi il normale funzionamento della posta. Proviamo ad inviare un altro messaggio. Clicchiamo su invia e come vi dicevo prima non ci sono più problemi di dover digitare parole strane, quello avviene solo per il primo messaggio che inviate, poi una volta risolta la cosa la posta elettronica funziona normalmente. È sempre poi in posta in arrivo che dovete tornare per vedere invece i messaggi che altri hanno scritto a voi. In questo primo filmato quindi ci fermiamo, non perdetevi il prossimo che trovate nella stessa pagina web dove avete aperto questo, perché lì vi spiego come funzionano le applicazioni Office che abbiamo all'interno di Hotmail.